Domanda, ma quanto costa avere un cane? Anzi, riformulo, quanto costa mantenere un cane? Oggi ci facciamo un po' di conti. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Ivano Piccoloma, addestratore cinofilo e guida ambientale e sono qui oggi per affrontare un argomento molto particolare. Ma non ci facciamo scoraggiare perché si sa, faremo qualsiasi cosa per i nostri cani. Ma prima di cominciare, come al solito, ti chiedo di iscriverti al canale, è un modo per farmi capire che apprezzi quello che sto facendo. Ma bando alle ciance e andiamo dritti al sodo. Quella che vedremo oggi è una stima delle spese mensili e quindi poi annuali per un cane di taglia medio-grande, soprattutto in salute. Non toccheremo argomenti come guinzaglie, pettorine e eventuali problemi veterinari che ovviamente ci si augura non arrivino mai, ma che comunque fanno parte della vita di un animale. Quindi valuteremo le spese relative al suo mantenimento nelle sue essenzialità, a partire magari da quella che è l'alimentazione, che è la spesa più grande, fino ad arrivare all'assicurazione. Ricordate ragazzi che questa è una valutazione media e potrebbe essere ben diversa da individuo a individuo. Quindi ragazzi, quanto si spende mediamente per il mantenimento di un cane? Ovviamente cominciamo dalla spesa più grande, la pappa. Siamo quello che mangiamo e questa regola chiaramente vale anche per i nostri cani. La dieta casalinga rappresenta la soluzione migliore per quanto riguarda l'alimentazione dei nostri cani, ovviamente coadiuvata da un veterinario nutrizionista e non improvvisata. Però è anche la dieta più dispendiosa sia in termini di tempo che di denaro. Per fare una valutazione, quindi una stima media, noi prenderemo in considerazione la dieta industriale, insomma le crocchette. Il mondo delle crocchette e del cibo umido è un mondo infinito, un dedalo di corridoi e di colori dove ci si può perdere molto facilmente e risulta veramente complicato scegliere la crocca perfetta. Prenderemo in considerazione una crocchetta comunque di qualità, ovviamente non vogliamo che il nostro cane mangi male e quindi per questa spesa ho preventivato circa un 50 euro mensili che moltiplicato per le 12 mensilità fa ben 600 euro della serie hai voluto la bicicletta e mo vai. Poi si sa, il cane la fa. Anche questa è una spesa da tenere in considerazione. Ora, risparmiandovi quella che è la scena della raccolta feci, io ho preventivato una spesa di circa 3 euro al mese per i rotolini di sacchettini igienici, che sempre moltiplicato per i 12 mesi fa ben 36 euro. Ma arrotondiamo a 35, tanto non sarà quell'euro che farà la differenza. E poi pensandoci, tu l'hai mai fatta una valutazione di quelle che sono le tue spese mensili e quindi annuali per il tuo cane? Fammelo sapere con un commento, scrivimi qua in basso. Ma andiamo avanti e parliamo di un'altra spesa importante, ovvero gli antiparassitari. E qui si apre un altro mondo infinito fatto di collari, pipette, spot on, spray naturali e chi più ne ha ne metta. Ovviamente ragazzi, ricordate, questa è una spesa su cui non si può glissare, non si può bypassare. È importantissimo coprire sempre i nostri cani durante tutta la stagione dell'anno. Io per esempio, frequentando spesso i boschi, mi avvalgo anche di uno spray naturale oltre alla pipetta mensile, anche se qualche animaletto qualche volta comunque lo trovo. Però ovviamente un cane coperto è sicuramente più sicuro di un cane non coperto. Ricordate tra l'altro che molte patologie potrebbero essere trasmesse anche a noi attraverso i nostri cani, quindi questa è di certo una delle spese più importanti. Ho considerato per questa spesa circa un 10 euro al mese, che per un anno ovviamente fa circa 120 euro di spesa mensile di antiparassitari. Una spesa a cui chiaramente non possiamo rinunciare, anche perché potrebbero insorgere problemi che ci porterebbero dal veterinario. E a proposito di veterinari, e noi al sud Italia in realtà possiamo ritenerci abbastanza fortunati perché le tariffe dei veterinari del sud non sono di certo quelle del nord Italia, perché sono molto più cari su. Noi generalmente per un vaccino di richiamo e una visita di routine che svolgiamo annualmente spendiamo circa una cinquantina di euro, quindi una spesa più che affrontabile. Ovviamente ragazzi, si spera che non arrivi mai nulla di grave sui nostri cani perché chiaramente lì sono schiaffi, però ovviamente sono spese a cui non si può badare in quei momenti là. Ma ora passiamo a cose succose, un po' succulente. È risaputo che ogni proprietario coccola il suo cane a suo modo e ora, parlando proprio di cose succulente, mi riferivo al mondo degli snack, dei biscotti, dei premietti, dei bocconcini, insomma la chiamateli come vi pare, delle coccole che siano diverse dalla solita solfa quotidiana. Io per esempio faccio un utilizzo industriale di snack per quanto riguarda le routine di addestramento con i miei cani.
però possiamo stimare che un proprietario medio consuma circa 2 pacchi di biscottini al mese, che si traduce con una spesa di 8 euro mensili, che quindi annualmente fa circa 96 euro mensili. Ma anche qui tranquillamente possiamo dire 95, tanto come al solito non sarà quell'euro a fare la differenza. Ma andiamo avanti, cavalcando l'onda delle coccole, parliamo anche di toilettatura e di bagnetto. È stupendo coccolare e accarezzare i nostri cani quando sono belli puliti, vaporosi, gonfi col pelo. Ovviamente questa è una spesa che non si può bypassare, sto parlando della toilettatura. Per un cane medio-grande, generalmente soltanto per il bagnetto si spende circa una 30 euro, ovviamente escludendo quello che può essere il taglio del pelo e le varie sistematine che possono essere fatte, perché quelle hanno un costo ben più alto. Io prendo questi 30 euro generalmente e li moltiplico per 6, nel senso che laviamo i nostri cani una volta ogni 2 mesi circa. Quindi 30 euro moltiplicato per le 12 mensilità fa ben 180 euro, per una spesa ben giustificata. Aggiungiamo tutto al carrello e ci pensiamo dopo. Ah ragazzi, e non dimentichiamoci anche la masticazione. Non finirò mai di dirlo, masticare per i nostri cani è importante se non fondamentale, ed è importante almeno quanto non masticare schifezze. Ci servono oggetti che ovviamente sono consoni e sono mirati per questo tipo di azione. Io per esempio uso soltanto le corna di cervo, ve le faccio vedere, sono queste qui, le trovo veramente eccezionali e anche i miei cani apprezzano molto. Prezzo circa 10 euro al mese, però vi assicuro che ne vale la pena. Anche qui stiamo parlando di circa 120 euro all'anno. Andiamo avanti perché non è finita qua. Ultima spesa ragazzi, ma non per importanza, sto parlando dell'assicurazione, come accennato all'inizio del video. Possiamo avere il cane più buono e più educato del mondo, ma sono pur sempre animali e ci sono delle situazioni in cui possono diventare imprevedibili. L'assicurazione ti copre dai danni conto terzi e ti copre anche qualche piccola spesa veterinaria. A fronte di una spesa che si aggira intorno ai 5 euro mensili, quindi alla 60 euro all'anno, si ha un'assicurazione. Per me si tratta di una spesa obbligatoria su cui non si può passare oltre. E siamo giunti alla fine ragazzi, non so se avete già fatto i conti, ma la mia calcolatrice segna ben 103 euro al mese per un cane di taglia medio-grande. Se moltiplichiamo questa somma per i 12 mesi di tutto l'anno fa ben 1240 euro. Ah ragazzi, è una bella sommetta. Questo per farvi capire che comunque avere un cane non è un gioco e comporta delle spese a cui bisogna chiaramente andare incontro. Come al solito ragazzi, grazie per essere stati con me in questo video. In fondo in descrizione trovate tutti i link dei miei profili social e del sito internet. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!